Il fatto è che dopo una trasmissione a cui avevano partecipato Gianna e Tatiana, ci sono state molte persone che mi hanno chiesto quando avremmo fatto una trasmissione insieme in cui fosse presente Gianna per chiederle di battere le palpebre. Bene, siamo entusiasti. Gianna, come richiesto dai nostri amici, per favore, batti le palpebre. No, non così. Batti gli occhi. Grazie. Spero che siate soddisfatti. Ce lo avevate chiesto? Scusate, continuiamo. La coscienza divide. È la coscienza che ordina di odiare le persone che hanno la pelle di un colore differente, di odiare alcune nazionalità, di odiare qualcun altro. Per esempio, alcune persone odiano i rettiliani. Che male vi hanno fatto? Sono tutti esseri umani. Di nuovo, perché gli Anunnaki sono chiamati rettili? Ci sono alcune deviazioni genetiche, sì. Qualche superiorità o al contrario svantaggi. Questo non è un motivo per chiamarli rettili. E ancora una volta, ci sono molti che si aggrappano all'amicamento di Gianna. Scusate, qui ci sono 9 telecamere su 10 che riprendono, ma non hanno visto. E la gente che è seduta lì vicino non è riuscita a vederlo. È un rettile? È un uomo. Il più comune. In questo modo ognuno di noi può... Siamo darwinisti, siamo materialisti. Non siamo forse rettili? Guarda come si sviluppa l'embrione. Non stiamo attraversando lo stadio di rettile? Cervello rettiloide. Allora chi fra noi è il rettile? Diciamo meglio Anunnaki, perché il rettile li chiamano gli apexiani, i grigi. Sono una forma di rettile senza anima, ma con un'intelligenza elevata. Essi hanno una singola coscienza primaria ed è enorme e potentemente sviluppata, molto più della nostra, di noi terrestri. Quelli sono i rettili, perché mangiano solo, non hanno niente di umano. E ora stiamo tornando un po' indietro nella storia, a 24.000 anni fa. È incredibile quanto velocemente la gente dimentica. Capisco la teoria di Darwin che dice che 24.000 anni fa i nostri antenati persero la coda, presero un bastone in mano e lo usarono per cacciare un mammut. Ma in realtà 24.000 anni fa, beh, un po' di più, ma non importa. La razza umana sulla Terra lavorava ed era schiava di coloro che oggi si chiamano apexiani. Beh, la gente li chiama così, ma in realtà si tratta di qualcos'altro. Ma spesso gli ufologi li descrivono come bassi, alti circa un metro, e grigi. Ma queste creature hanno una fame insaziabile e sono senza anima. Per di più, hanno un livello di intelligenza molto alto. E di fatto sono diversi. Sono miliardi di anni avanti rispetto allo sviluppo umano nella tecnologia, nell'evoluzione e nell'evoluzione tecnica. Questa è una delle razze più malvagie dell'universo e a suo tempo ha schiavizzato le persone. E la gente ha semplicemente dimenticato che erano un alimento. Diciamo, un supplemento alla loro dieta. Questo è vero, senza scherzi. Divoravano le persone. Noi eravamo solo cibo biologico per loro, come mucche, maiali, uccelli e tutto il resto per noi. Ma oltre a questo, gli uomini erano loro schiavi e lavoravano nelle cave, nelle miniere e molto altro ancora. Ma questo si è dimenticato. L'uomo era un essere assolutamente impotente, eppure la gente trovava in se stessa l'opportunità di unirsi e di chiedere insieme protezione agli stessi Anunnaki. E nel consiglio della Meru, gli Anunnaki avevano il permesso di interferire. Gli Anunnaki sono naturalmente una delle civiltà più sviluppate oggi.
Si tratta di esseri con un'anima come gli esseri umani, con un'enorme conoscenza scientifica, con una evoluzione talmente avanzata che è incomprensibile ancora oggi. Naturalmente gli Anunnaki hanno facilmente eliminato gli apexiani, grigi, ma esiste una cosa come la libertà di scelta dell'uomo. E tutta la protezione degli Anunnaki si riduce al fatto che essi hanno dato assoluta libertà alle persone e non interferiscono nella loro vita. E questo è vero, durante questo periodo sì, ci sono stati dei contatti, sì, c'è stato un aiuto mirato, raro e minimo. Ma nessuna razza malvagia è penetrata e ha catturato persone per 24.000 anni. Gli Anunnaki proteggono milioni di pianeti come il nostro. In questo mondo, voglio dire nel nostro universo, ci sono miliardi e miliardi di pianeti su cui vivono persone come noi, che sono meno o più avanzate, con la loro genetica. Mettiamola così, svantaggi o al contrario vantaggi. Qualcuno sbatte le palpebre in modo sbagliato, provocando in noi qualcosa che non vogliamo. Qualcuno, scusatemi, ha le orecchie più lunghe, qualcuno ha il naso più corto, ma siamo tutti uniti da una cosa, la presenza dell'anima. E siccome c'è un'anima, significa che c'è una personalità. Significa che, indipendentemente dai diversi corpi che abbiamo, indipendentemente dalle capacità corporee che possediamo in questo mondo, abbiamo tutti una cosa in comune, che alla fine ci rende uguali, se la otteniamo. Ed è la vita. Gli angeli sono tutti uguali. Sono liberi. Ebbene, l'idea è che l'umanità dovrebbe essere già molto sviluppata per essere nella comunità mondiale. Ci dovrebbero già essere rappresentanti dei terrestri Sumeru, sì, come altamente sviluppati. E noi, scusatemi, siamo ancora così selvaggi fino ad oggi. Siamo davvero selvaggi se abbiamo ancora le guerre, se davvero ci sottomettiamo ancora a Satana, se davvero esistiamo in un formato di consumo rispetto all'altro. Non abbiamo una società creativa, perché la vita è veramente bella, ragazzi, quando è in pace, gioia e amore, ed è creativa. Quando l'anima della gente è veramente aperta verso gli altri, quando non si è più nella posizione di un formato basato sul consumismo per sfruttare qualcuno, delusione o altre cose, non più nella posizione di egoismo personale per esaltare se stessi e sentirsi al di sopra di qualcun altro, ma in uguaglianza e fratellanza, amore e rispetto, allora il mondo è bello e la vita ha veramente senso. Perciò, amici miei, vogliamoci bene e lottiamo insieme per rendere questo mondo migliore. Facciamo tutto ciò che dipende da noi, veramente tutto il possibile, perché questo mondo diventi un posto migliore. Vi ringrazio, cari amici. Grazie.